Bentrovati in Infermieri Pordenone, seconda puntata con Fabrizio. Siamo tornati in Inghilterra. Assolutamente sì. Ovviamente. Tipico freschino inglese. Sì, siamo vestiti uguali per mantenere una certa coerenza. Esattamente. Ok, partendo seriamente, siamo qua oggi per parlare un attimino delle vicende recenti di Hynet. Sì. E di quanto è accaduto. Sì. Qua dobbiamo subito ringraziare Sergio Riggi, che è stato il primo che si è accorto che all'interno del nostro gruppo Facebook c'era questo avviso quantomeno strano, e che a cascata ha coinvolto Valerio Lollini, di cui vi linkiamo i video sotto questo video nostro e potete andare a vedere quando volete. E parlando con Fabrizio vediamo cosa c'era di strano in questa proposta, quantomeno di strano. Molto strano, molto strano. Beh, in realtà di strano già da subito c'era questo corso di inglese da 7500 euro che, vabbè, uno può chiedere la cifra che vuole, ma mi sembra comunque alto come cifra per un corso di inglese di 4 settimane, voglio dire, vabbè, questo però ci potrebbe anche stare. A noi, sia a me che a Sergio che a Valerio, è suonato strano il fatto che promettessero un posto di lavoro fisso. Sì. Sappiamo benissimo che non è legale, sia in Italia, sia in Europa, sia in Inghilterra, chiedere soldi in cambio di una promessa di lavoro. Quindi questo sicuramente non ci suonava bene. Era fuori dai canoni. Era fuori dai canoni. Poi, spulciando meglio nel loro sito, che abbiamo fatto anche assieme, sì, abbiamo visto che c'era questo International Nursing Diploma, tra l'altro, diploma che da noi è un po' che non esiste più. Sì. Mi sono informato, ho provato ad informarmi, abbiamo provato ad informarci, ma non abbiamo capito che tipo di diploma fosse. L'altra cosa, lo dico anch'io, che ci è sembrata strana, è il fatto che se si andava ad aprire le brochure del corso, non si capiva che cosa di infermieristico si andasse a insegnare. Esatto, esattamente. Questo magari, se qualcuno ce lo vuole dire, noi siamo disponibilissimi. Assolutamente. A pubblicare eventualmente il contenuto infermieristico che volevate insegnare agli infermieri con un diploma, una laurea o un diploma, quello che è già valido. Assolutamente. Per lavorare in UK. Sì, assolutamente. La nostra laurea è pienamente riconosciuta in Inghilterra, quindi non c'era nessun motivo per avere un diploma di International Nursing, perlomeno in Inghilterra. Poi loro pubblicizzavano altri stati, ma io di questo non mi occupo. Sicuramente in Inghilterra non serve, assolutamente. E invitiamo eventualmente la collega che è coinvolta in questo video a farci avere sue notizie, se gradisce darci spiegazioni. Sì, sì, siamo io, anch'io sono pronto ad accogliere le smentite o a dire quello che... Se qualcuno spiegare. Ha qualcosa da spiegare, assolutamente. Siamo veramente volentieri, magari un bel hangout, sì, tutti quanti su Google. Così ognuno pone le domande e dà le risposte. Esattamente. Di recente abbiamo trovato anche un'altra agenzia che proponeva un corso di inglese, questo era corretto, per infermieri all'estero, tuttavia proponeva collegati una serie di servizi che Fabrizio ha spiegato. Prego, ti lascio spiegare. No, esatto, quello che è importante sapere è che in Inghilterra i servizi che le agenzie danno come servizi accessori, giusto per invogliarvi a comprare il pacchetto, sono assolutamente gratuiti. Cioè ricevere il National Insurance Number è gratuito. E comunque ci devi andare tu di persona. Quindi, ok. Quindi, e tra l'altro, se non sai benissimo la lingua, ti forniscono un interprete a gratis. Quindi, okay. Quindi per questo, questo l'abbiamo risolto. Per quanto riguarda l'iscrizione all'NMC, non esiste nessuno che possa accelerare i tempi. Quindi i loro tempi possiamo chiamarli lunghi, possiamo chiamarli corti, possiamo chiamarli giusti, ma sono quelli. Uh-huh. Quindi quando dicono vi assistiamo con l'NMC, in realtà sono tutte cose che dovete fare voi, perché non c'è nessuno che può andare a chiedere il casellario giudiziale in Italia per voi, ci dovete andare voi con i vostri documenti. Sì. Quindi sì. Su questo punto mi permetto anche di aggiungere che secondo me è anche un bene che chi vuole andare all'estero lo faccia da solo, perché è un mettersi alla prova per capire se si è già in grado e quanta voglia si ha di fare questo primo scalino. Poi ognuno è libero di fare come vuole, però concordo. È bene fare da soli i passi in modo tale da sentirne anche il peso. Assolutamente. E poi ad avere anche poi la gratificazione finale, ce l'ho fatta da solo. Esatto. Secondo me, o poi naturalmente è chiaro che un aiuto si dà a tutti, cioè, è per questo che ci siamo. Facciamo anche il video.
La scheda telefonica. Ah, giusto, la scheda telefonica. Loro dicono che regalano una scheda telefonica. In realtà sì, è un regalo veramente da poco, perché in Inghilterra le schede telefoniche costano una sterlina da Poundland, 99 centesimi nel 99 centesimi store. Okay. Non c'è addirittura, se una pay as you go, quindi una prepagata, non c'è assolutamente nemmeno bisogno di un documento di identità. Okay. Cioè, la prendi, la metti dentro e la carichi. Mm-hmm. Quindi non è un grosso regalo, ecco. No, no. Inoltre, se, dimmi se sbaglio, ma le agenzie di reclutamento gratuitamente, quando ti reclutano gratuitamente, ti danno una mano nel seguirti nei passi eventualmente. Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì. Altra sottolineo cosa. Gratuitamente. Sì, sottolineiamolo tante volte. Tante volte gratuitamente, perché le agenzie di reclutamento fondamentalmente loro non sono agenzie di beneficenza. No, loro i soldi li prendono da chi poi vi assumerà. Quindi quello è il loro introito. Per voi, per chi vuole venire in Inghilterra, le agenzie di reclutamento devono lavorare assolutamente gratis. Quindi facciamo una sintesi, se riusciamo a dire in pochi punti, quali sono i passi corretti che un infermiere si laurea oggi o si è laureato anche 2 anni fa, non importa, vuole venire in Inghilterra, cosa deve fare? Allora, piano. Innanzitutto, mi è venuta in mente questa cosa da dire, l'età non è importante. Tanti mi scrivono, ma io ho tot anni, 30, 40, 50, mi sento vecchio, l'età mi frena, l'età non è assolutamente una discriminante, esatto. Quindi detto questo, sicuramente ci vuole la volontà di farlo, è un passo non facile. Come non è un passo facile rimanere in Italia, quindi è una decisione importante da prendere. Detto questo, iscrizione al collegio IPASVI obbligatoria, iscrizione al collegio NMC, che è poi l'IPASVI inglese, obbligatorio, naturalmente, se no non si può lavorare come infermieri in Inghilterra e comunque nel Regno Unito, sì. Perché l'NMC copre l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda del Nord e la Scozia e l'isola di Man. Comunque, basta, detto questo, un buon curriculum in inglese, ribadisco, l'Europass non è ben visto, okay. Assolutamente è non è ben visto, molto lungo. È un curriculum troppo lungo, troppo dispersivo e soprattutto ti richiede una foto che in Inghilterra non serve mettere, okay. Perché non si va a fare un concorso di bellezza, ma si... di contenuti? Di contenuti, esattamente. Un buon inglese, non serve certificazione, però si dà come indicazione un B1 pieno, B2, perché naturalmente l'intervista che poi verrà fatta in inglese. Ovvio. E quindi devi saper rispondere e devi superarla. E superarla, ma ancora di più devi parlare con dei malati, che ovviamente sì. Non che solo è il punto più critico. Che è il punto più critico, che naturalmente non ti dicono solo la malattia o il sintomo che hanno, ma ti parlano anche della loro vita, delle loro preoccupazioni, quindi è chiaro esatto. Che viene anche da dire, l'agenzia di reclutamento probabilmente sarà abituata a sentire accenti diversi, il paziente anche no. Il paziente anche no. Quindi è il caso di saperlo ascoltare bene. E soprattutto quando, se pensiamo noi stessi, quando hai male non stai lì a tirare fuori troppi termini, no. Cominci a magari anche parlare nel tuo dialetto e dire ho male, quindi è chiaro che sì. Hai sì. Bisogno di sintesi. Hai bisogno di sintesi. Ultima cosa, una domanda, tornando indietro un attimino alla vicenda Hynet, una delle accuse che è venuta fuori dal gruppo Hynet fu quella che noi avevamo osteggiato Hynet perché avevamo interessi in collisione con i loro del sì. Progetto International Nursing. Sì. Allora io vorrei chiarire che per quanto riguarda il blog Infermieri Pordenone non riceviamo un euro da nessuno, è tutto lavoro volontario. Compresa la pagina Infermieri Italiani in UK. Esatto, immaginavo che fosse così. Peraltro, se non ho visto male, non sei neanche parte di YouTube, quindi non becchi proprio neanche niente. Un euro. Esatto. Neanche nelle visualizzazioni. Neanche Google AdSense, nulla, neanche noi. Okay? Quindi anche sotto questo aspetto direi che la polemica nasce e muore immediatamente. Assolutamente sì. Non c'è nessun interesse collimante da parte nostra. No, anzi. Se non interessa di fare le cose correttamente. In realtà, guarda, ti dico, a me questa vicenda, al di là che è dispiaciuto vedere che ci sia stato qualcuno che ci è caduto, mi ha fatto piacere perché siamo riusciti a collaborare. A me è piaciuta molto questa cosa, perché in realtà io con la mia pagina di infermieri in Inghilterra e voi col vostro blog e la vostra pagina Facebook di Infermieri Pordenone alla fine non abbiamo nulla che spartire, però in realtà abbiamo tanto, perché siamo comunque colleghi. Sì. Che fanno un lavoro per gli altri volontario e con piacere però. Con piacere, però alla fine siamo riusciti ad ottenere un risultato. Quindi, grosso, quindi... Mi fa ben sperare. Sì, se... sì, sì. Anche perché, come vedrete, hanno cancellato la pagina Facebook, hanno cancellato il gruppo Facebook. Non so se è ancora in piedi il sito internet, comunque c'è sito scritto in costruzione. In costruzione o chiuso addirittura. Progetto chiuso. Progetto chiuso. Quindi, come dire, la vicenda è conclusa. Sì. Va bene,
Fabrizio, ti ringrazio. Io ringrazio te per la visita. Al prossimo video. And now it's time for lunch.